Ringrazio molto il presidente Fiorenzo Conti e la segretaria della Società Italiana di Fisiologia per questo invito, che ho accettato molto volentieri. Prima di incominciare la mia relazione, vorrei ricordare un amico che è scomparso questi giorni, Ivan Pigarev. Era un grande studioso del sonno, forse il maggiore studioso russo del sonno, è morto in un incidente stradale. Da noi ha lavorato per parecchi anni e per me è stata una grande perdita. Bene, come vedete nel titolo non ci sono i neuroni specchio, ma c'è scritto il meccanismo specchio. Questo perché in questi ultimi anni siamo usciti dall'idea che i neuroni specchio sono un gruppo di neuroni un po' curiosi nelle aree premotorie, ma abbiamo visto che il neurone specchio, il meccanismo specchio, esiste in tante aree, incluse aree che concernono l'emozione e non le azioni, che esistono in molti animali di specie diverse, non solo nei primati, ma anche nei pipistrelli, nei ratti e addirittura negli uccelli. Quindi è un meccanismo generale presente nel sistema nervoso dei vertebrati che serve per capire gli altri. Adesso, prima di presentare i dati sul meccanismo specchio, faccio un breve cenno di fisiologia generale. Spero non sia offensivo, ma qualche ricordo è utile. Sapete che i neuroni parlano tra di loro mediante la generazione di potenziali, che si chiamano potenziali d'azione. In questo caso, voi vedete dei potenziali d'azione registrati da un nervo periferico. Questa diapositiva è presa da un libro di testo. Se io metto l'elettrodo invece che su un nervo periferico, nella corteccia visiva, registrerò ancora i potenziali d'azione. La differenza è che quelli della corteccia visiva risponderanno agli stimoli visivi. Se metto nelle aree acustiche, risponderanno a stimoli acustici. Ora, noi per molti anni abbiamo studiato il sistema motorio. Per sistema motorio intendo la corteccia agranulare dal punto di vista citoarchitettonico. Voi vedete qui davanti, nel polo frontale della scimmia, una serie di aree indicate con F. Questa è una classificazione che abbiamo fatto con Martelli e Lupino anni fa. F è stato mediato da von Economo. Qui due cose vale la pena di ricordare. Uno, che l'area motoria primaria, qui indicata come F1, è spesso chiamata M1, è molto più piccola di quello che si vede negli schemi classici di Woolsey e di Penfield, perché loro includevano anche parte delle aree premotorie. Secondo, ci sono molte aree premotorie con funzioni diverse, ma io oggi vi parlerò solo di una, di F5, che abbiamo studiato per molti anni. Ecco, che metodo abbiamo usato? Abbiamo usato la tecnica dei singoli neuroni, quelli che danno quei potenziali che avete visto, e abbiamo introdotto una variante, cioè invece che studiare il sistema motorio, la velocità, la traiettoria, l'accelerazione, i jerks, eccetera. Abbiamo studiato da un punto di vista etologico. Cosa fa la scimmia quando gli presentiamo un oggetto? Come lo afferra? Come lo butta via? Come lo spezza? Eccetera. Ecco, questo approccio etologico è stato molto fruttuoso. In questi primi studi abbiamo scoperto che nell'area F5 la maggior parte dei neuroni non risponde al movimento, ma risponde a quello che abbiamo definito atto motorio. Movimento è semplicemente, dicendo in inglese, un joint displacement, è un movimento dell'articolazione. Atto motorio sono più movimenti che sono collegati tra di loro per raggiungere lo scopo. Ecco, questo è il concetto, direi, più importante, che l'area F5, la maggior parte dei neuroni di area 5, codifica lo scopo. Voi vedete in A che le dita si muovono e c'è una meravigliosa scarica, i puntini sono potenziali d'azione e l'istogramma è sotto, mentre anche se il dito si muove, in C no, non c'è scarica. L'altra novità è che le aree premotorie sono in genere bilaterali, cioè controllano sia l'arto controlaterale che l'ipsilaterale. Questa è una diapositiva ancora dei nostri vecchi lavori che indica questa capacità di descrivere lo scopo è presente più, non solo per la mano, ma anche per la bocca.
Qui vedete lo stesso neurone spara quando la scimmia afferra con la mano destra o la mano sinistra, con la bocca. Qualcuno ha detto, ma è impossibile, come? Non sono i movimenti. Allora abbiamo fatto un esperimento, direi decisivo. Abbiamo insegnato la scimmia ad afferrare con le pinze, che potevano essere pinze normali o pinze invertite. Le pinze normali richiedono la chiusura della mano, come si vede a destra, sopra, e invece le altre un'apertura. La mano deve aprirsi e allora, l'oggetto può essere preso. Abbiamo registrato i neuroni in queste condizioni e vi faccio vedere che con la presa normale la scarica si concentra nel momento in cui l'oggetto viene afferrato, vedete l'asterisco qui, è il momento in cui l'oggetto viene afferrato, mentre con le pinze invertite anche nel momento in cui l'oggetto viene afferrato, ma questa scarica, questa curva vi indica che qui la mano si chiudeva, mentre qui la mano si apriva. Quindi non importa se la mano si apre o si chiude, il punto centrale è lo scopo. E abbiamo con Jeanneret e Harbib fatto questa classificazione dicendo che c'è un vocabolario motorio pronto nella nostra area premotorie per vari scopi, per pigliare con la mano, per pigliare con la bocca, col pigliare mano in bocca, per tenere, per rompere, per raggiungere, eccetera. Quindi questo che sembra una cosa concettuale, prendo, è in realtà anche a livello presente, anche a livello motorio. L'altra sorpresa, ottenuta grazie a questo approccio etologico, è che abbiamo trovato dei neuroni che rispondono agli stimoli visivi. La prima sorpresa l'ho avuta lavorando con Gentilucci. Registravamo da F5 e ci siamo accorti che talvolta quando noi pigliavamo il cibo per darlo alla scimmia, c'era la scarica anche se la scimmia non si muoveva. E c'era una chiara congruenza tra tipo di atto motorio codificato dal neurone, ad esempio prendi con due dita, e un oggetto piccolo, perché l'oggetto piccolo lo pigli con due dita. Se faccio vedere una mela, invece si attivavano i neuroni. Ecco, questa è stata una scoperta così un po' pionieristica. Poi abbiamo approfondito tutto questo in una collaborazione che è andata avanti per molti anni col gruppo giapponese di Hideo Sakata. A Parma è venuto Murata e con lui abbiamo fatto degli esperimenti, vi faccio vedere uno, grazie a un regalo, devo dire, dei giapponesi, avevamo questa black box, una scatola in cui era nera, poi si accendeva una lucina, la scimmia doveva fissare la lucina, a questo punto si accendeva la black box e compariva un oggetto. C'era un congegno molto intelligente per cui girava una ruota senza far rumore, la scimmia non sapeva cosa compariva. Ma per fare la storia breve, se compariva un oggetto di questo tipo, la scimmia non poteva andare a prenderlo finché la lucina non cambiava colore. E qui avete la risposta visiva e la risposta motoria. Vedete che per altri oggetti non c'era, quindi c'era una specificità per l'oggetto. Questo studio poi è stato continuato dai giapponesi nell'area IP, un'area parietale, e sappiamo che c'è un circuito che parte dal parietale, descrive le proprietà visive dell'oggetto e porta poi a attivare quel vocabolario motorio di cui vi ho parlato. Questi sono stati chiamati neuroni canonici, perché in un certo senso già Gibson, il psicologo, diceva che ci deve essere un meccanismo di trasformazione sensorimotoria di questo tipo. La grande sorpresa è stata questa. A un certo punto noi abbiamo trovato dei neuroni B, che sono neuroni di afferramento, quindi niente di speciale, ma sparavano anche, si attivavano anche quando lo sperimentatore pigliava l'oggetto. Quindi questa volta non c'era più la congruenza tra oggetto e apprensione, ma tra oggetto, tra apprensione di una persona e apprensione della scimmia. Adesso vi faccio vedere un neurone, questi li abbiamo chiamati neuroni specchio o mirror neurons. Adesso vi faccio vedere un neurone specchio che è molto descrittivo. Voi dovete fare una cosa sola, correlare dei rumori, dei tac 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 tac, che sono le scariche nei potenziali d'azione,
amplificate, mandate in altoparlante, è quello che fa o la scimmia o lo sperimentatore. Neurone dell'atterramento. E un altro così? Cinque anni di speciale, un neurone dell'atterramento. Un primo, questa volta lo fa, la scimmia osserva, ancora, oppure la scarica è fortissima, ed è lo stesso neurone, se osservate sullo schermo, un bellissimo neurone, sullo schermo dell'osservatorio. E questo ormai lo sapete, siccome quello che è codificato è il prendere, la scimmia vede prendere e spara, non importa se prende con la mano o prende con la bocca. Ecco, quando abbiamo scoperto questo, io avevo un gruppo, il mio Dream Team, questo era Fogassi, forse l'avete riconosciuto, c'era anche Gallese e Fadiga. Beh, loro erano subito entusiasti, abbiamo fatto una grande scoperta. Io devo dire la verità che ero un po' spaventato. Il professor Moruzzi ci diceva che una descrizione sbagliata in fisiologia è come un ponte che cade per un ingegnere. Beh, allora abbiamo fatto tanti esperimenti di controllo. Questo mi ha convinto. Questo è un neurone che si attiva per irrompere. Quando la scimmia inciprende non c'è niente, e rompere non è qualcosa che poteva fare di nascosto. Ricordatevi che siamo in area motoria, quindi il rischio che la scimmia facesse qualcosa di cui non ci fossimo accorti c'era. Avevamo una telecamera, stavamo molto attenti, poi era un gruppo abile nell'osservare. Comunque ci siamo convinti che ci sono i neuroni specchio. Tuttavia era pur sempre misterioso come mai un neurone risponde alla visione dell'azione di un altro. E allora abbiamo cercato di ricostruire il circuito alla base dei neuroni specchio. E ci siamo rivolti a Gior Bon, a Lovanio e al suo gruppo. Qui il grande merito è di questo studioso, Kern Nelson, che allora era studente, il quale decise che si poteva fare un esperimento di risonanza magnetica funzionale anche nelle scimmie, senza spendere tutti quei milioni che ha speso il Max Planck a Tübingen. Cosa ha fatto? Ha messo la scimmia in una specie di pseudorisonanza e l'ha abituata a star ferma per ricevere un premio. Quindi la scimmia fissava un puntino, il puntino cambiava colore e la scimmia aveva il premio. Dopo molta pazienza, dopo un mese e mezzo di tentativi, la scimmia si abituò ad andare nella scatola, a star ferma e ricevere il premio. Una volta fatto questo, chiese ai neurologi, ai neuroradiologi, di usare lo scanner clinico e portò la scimmia lì dentro e fece l'esperimento. E a questo punto noi gli chiedemmo di presentare delle azioni, il prendere, qui ho una mano che prende, ho una persona che prende. E questi sono i risultati. Non vi faccio vedere i risultati originali della risonanza, ma il risultato finale cui si è aggiunto alla risonanza anche una serie di esperimenti con i traccianti che abbiamo fatto con Lupino. Quindi voi qui vedete che ci sono due vie, una parte dal solco temporale superiore, e questo è stato studiato molto bene, come sapete, da David Parrott a St. Andrews, e Parrott ha trovato che ci sono dei neuroni o delle zone in che si attivano quando la scimmia vede, questa è un'area puramente visiva, vede prendere o vede muoversi o vede muovere la testa e così via. E partendo dall'STS poi si va al parietale inferiore, area EP che ho già citato per i canonici e anche all'area PFG, e qui incomincia a mettersi insieme il motorio col visivo. Quindi mentre nell'area STS, nelle aree sono parecchie, è il visivo che domina, lì invece comincia a essere il motorio, e quindi c'è una progressione da descrizione degli atti dal punto di vista visivo, degli atti motori, alla
congiunzione con l'espressione, col movimento, con l'atto motorio stesso. Bene, questo è per la scimmia, ma appena trovato questo abbiamo detto, vediamo se ci sono anche nell'uomo. Nell'uomo si può dimostrare in maniera, uno ad esempio è l'EEG, il ritmo mu si desincronizza quando uno vede fare un'azione a un altro, la TMS può essere usata, ma quello che è stato usato soprattutto è stata la risonanza. E abbiamo avuto la fortuna, quasi nello stesso anno in cui abbiamo scoperto i neuroni specchio, di fare degli esperimenti PET al San Raffaele. In quegli anni Fazio, Ferruccio Fazio, creò un centro basato sulla PET, unico in Italia, credo, in quei tempi, e data la mia amicizia con Ferruccio Fazio, eravamo stati insieme a Pisa, ci concesse di fare l'esperimento che fu condotto insieme con la Daniela Perani, Massimo Martelli e Fadiga. L'esperimento era questo, uno studente stava dentro lo scanner. Era stato difficile convincere i ragazzi ad andare dentro lo scanner perché la PET si basa sulla radioattività. Comunque li abbiamo convinti, c'erano dei ragazzi che entravano, gli studenti, dentro il PET, dentro la PET, dentro lo scanner, e io, Martelli, la Perani, facevamo delle azioni come prendere, rompere, eccetera, e abbiamo visto con nostra grande soddisfazione, questo è originale, questo è dal nostro lavoro del 96, si attivava il parietale e il frontale. Poi nel parietale abbiamo registrato con Fogassi i neuroni mirror, quindi non è stata una sorpresa. Questo, come dicevo, questo è successo negli anni 90. Successivamente c'è stata un'esplosione di non più di risonanza, ma di fMRI, di risonanze magnetiche, non più PET, gli studi sono moltiplicati. Questo è una meta-analisi fatta da Casper e Zilles. Zilles è stato un grande anatomico tedesco ed è una meta-analisi che si basa su oltre 90 casi e vedete le aree che si attivano, sono ancora le aree visive posteriormente, il parietale, il frontale. Sì, qui le macchie sono molto più grosse che quello che vi ho fatto vedere prima, perché è una meta-analisi, quindi una somma di tante persone con varietà di vari cervelli, eccetera. Bene, perché? Beh, la nostra spiegazione fin dall'inizio era che c'erano due possibilità. Una era l'imitazione, l'altra la comprensione delle azioni. L'imitazione purtroppo non è stata valida, almeno per le scimmie, quindi ci siamo spostati sull'altra interpretazione. Devo dire che i neuroni specchio sono fondamentali per l'imitazione, ma nell'uomo che sa imitare. Le scimmie e i macachi non sanno imitare, quindi l'interpretazione servono per l'imitazione sbagliata, non regge. Ma cosa vuol dire capire un'azione? Vi faccio un esempio. Io entro in un bar e vedo una persona che afferra un bicchiere di birra. Bene, io capisco che ha afferrato un bicchiere di birra. Come? La spiegazione tradizionale classica è mediante un processo logico inferenziale. Vedo la mano che si muove, c'è la birra, calcolo la velocità, eccetera. È molto complesso e time consuming, si perde tempo. Invece quello che permette il meccanismo Mirror è di capire sul modello interno. Io vedo prendere e mi si attiva tutto quel circuito che vi ho detto, per cui io so che quello prende perché il mio prendere si attiva. È quello che avevano suggerito i fenomenologi, che io capisco gli altri perché ho un modello interno. Dimenticavo di dire che Roger Lemon a Londra ha dimostrato che il circuito mirror non si ferma alle premotorie, ma addirittura alcuni neuroni corticospinali, sia a partenza da F5, sia a partenza dall'area motoria primaria da F1, si attivano quando osservo un'azione. Quindi io vado nel bar, vedo uno prendere e dentro di me c'è il programma motorio prendere, io capisco subito. Ed è la maniera più rapida. Corrado Sinigaglia, il filosofo con cui lavoro io, ha detto è indubbiamente un sistema molto efficace e più rapido di quello classico della filosofia e della psicologia. Ecco, però uno dice, beh, ma è il volo degli uccelli? È il cane che abbaia? Come lo capisco? Allora abbiamo fatto un esperimento, questa volta a Parma, con la nostra risonanza, in cui era coinvolto Puccino e un gruppo modenese, Porro e la Lui. Abbiamo presentato a dei soggetti normali, a dei studenti universitari,
due serie di filmati. La prima serie implicava atti motori che sono comuni a tre specie animali. Qui vedete il ragazzo morde, la scimmia morde, il cane morde. Nella seconda serie di esperimenti, di prove, sempre dentro lo stesso scanner con gli stessi soggetti, invece erano atti motori propri dell'individuo, cioè il soggetto sdraiato vedeva questo ragazzo leggere un giornale e vedeva solo il labiale, o la scimmia fare quello che ho chiamato lip smacking, i gesti affiliativi, rumorosi, le labbra che si muovono, e il cane abbaiava. Naturalmente non sappiamo abbaiare, sappiamo imitare eventualmente il suono. Il cane abbaiava senza emettere suoni. Risultati? Biting, il mordere. Se voi guardate l'emisfero di sinistra, che è quello più coinvolto nelle reazioni motorie, praticamente quei puntini rossi sono omologhi nelle tre specie. Se faccio una sottrazione vado a zero, ma non è questa la parte interessante. La parte interessante è questa. Nelle azioni proprie della specie, nel caso dell'uomo che guardava, lo studente che guardava il lip reading, si attiva la broca, si attiva quella zona posteriore che probabilmente corrisponde alla Wernicke, ma nel caso del cane niente. Nel caso del cane non si attiva niente di motorio. Il cane abbaia, il movimento lo si vede, ma si attivano le aree visive. Quindi cosa vuol dire? Che noi abbiamo due maniere diverse di capire le azioni. C'è una maniera che è di tipo fenomenologico, che è quella più antica, più di base, e poi c'è una che è basata sui sistemi cognitivi inferenziali. Io capisco che il cane abbaia non perché posso abbaiare, ma perché mi hanno spiegato che quel suono che emette quell'animale quando è contento, quando è arrabbiato e così via. Ecco, questo secondo me è un concetto estremamente importante. Noi l'abbiamo chiamato con Sinigaglia understanding others from the inside, cioè lo capisci dall'interno perché hai dei modelli per quello che fa l'altro, lo capisci immediatamente. Un buon esempio per capire l'importanza è il tennis. Se uno ha giocato a tennis, si rende subito conto se un'azione è particolarmente abile o no, fatta bene. Se uno non ha mai giocato, io sono stato in America per un anno, il baseball non lo capisco, sì, so le regole, ma non capisco perché la gente si entusiasmava per certe cose, perché non l'ho mai fatto, non ho un modello di come si gioca a baseball, mentre ho un modello di come si gioca a tennis. E questo vale per molte cose, cioè più cose impariamo da bambini, la musica, lo suonare uno strumento, fare diversi sport, più capiremo meglio quando saremo adulti le azioni altrui. Passo successivo è stato le emozioni. Questo è un esperimento interessante perché l'abbiamo fatto a Marsiglia, su suggerimento di Christian Kaiser. Christian Kaiser lavorava da noi, soprattutto con Gallese, e Gallese, Kaiser ed io siamo andati da uno studioso di Marsiglia, Bruno Vicker, perché a Marsiglia studiavano l'odorato e erano bravissimi a dare stimoli volatili. E quindi nel naso del soggetto veniva amministrato degli odori. Potevano essere odori piacevoli, spiacevoli. A me qui interessano gli odori spiacevoli. Odore, uova marce. L'area che ci interessava era l'insula, perché era già stato descritto da autori inglesi che la parte anteriore dell'insula è sensibile al disgusto. La seconda parte dell'esperimento, che è stata la parte più interessante, è quello di dire agli stessi soggetti che prima avevano subito l'iniezione dell'odore di vedere degli attori del teatro di Marsiglia che dimostravano disgusto, piacere o niente, sentendo degli odori in questo bicchiere che voi vedete. I risultati sono qui. La prima cosa è che effettivamente abbiamo confermato i dati che vi ho detto prima, che gli odori sgradevoli determinano questa, guardate qui davanti, ecco queste zone rosse, è la zona anteriore dell'insula che si attiva nel momento in cui senti un odore sgradevole. Però dato
fondamentale è stato questo, che quei puntini bianchi che voi vedete sono voxel che si attivano sia quando io sono disgustato o quando vedo un altro soggetto disgustato. Il soggetto non è disgustoso, quella ragazza, eccetera, sono persone gradevoli, ma esprimono disgusto. Nel momento in cui io vedo esprimere disgusto, si attiva la mia area del disgusto. Voi vedete qui l'understanding from the inside diventa ancora più importante di prima, perché noi abbiamo una capacità di empatizzare con quello che vediamo nell'altro. E qui cito questa frase di Martin Buber, come ricorderete, è un filosofo sionista, è una relazione che sottolinea, lui scrive, la esistenza olistica di due esseri. Questa è la vera empatia. Esiste in quel momento, tu ed io siamo la stessa cosa. E continua. È un incontro concreto perché le due persone si incontrano l'uno con l'altro nella loro esistenza autentica, senza ogni oggettificazione. E questo è importante perché l'empatia è quella che ti permette di considerare l'altro come te, non come un oggetto. È un meccanismo molto importante che può essere controllato, ad esempio. Le forze speciali lo controllano a fine di bene, perché se si dovessero fermare ogni volta che vedono che uno soffre, non farebbero il loro compito. Lo ha il chirurgo. Il chirurgo quando opera non deve fermarsi se vede del sangue o se qualcosa di brutto avviene, e però può essere anche usato in maniera, diciamo così, patologica. È l'esempio più classico, il nazismo, in cui la propaganda estremamente efficace, disse che una parte della popolazione non erano veri uomini, non c'era la possibilità di avere un incontro olistico, come dice Mark Buber. Bene, su questo magari ne parlerei un'altra volta. Invece, quindi vorrei fosse chiaro questo capire dall'interno vuol dire capire perché io ho un processo analogo nel mio cervello. Ecco, questo è un campo, le forme di vitalità, che è stato molto trascurato. È stato descritto da Stern ancora nell'85, questa è una citazione del 10, e vuol dire questo: in ogni azione, sia fredda come sia emozionale, c'è una forma e un contenuto. Questo concetto un po' crociano lo potete vedere qui. Guardate. Questo dice stop. Anche questo dice stop. Però la maniera con cui stop viene detto è completamente diversa. Quindi il contenuto è lo stesso, la forma è diversa. E qui guardate questo. Qui la ragazza da sempre crea i due, quindi lo scopo dell'azione è lo stesso, dare. Eppure è completamente diversa la forma di vitalità. Cioè, questa coppia qui chiaramente ha un rapporto diverso da quell'altra, o comunque in questo momento hanno un rapporto che non è uguale. Questo si chiamano forme di vitalità. E racconto un aneddoto. Io raccontavo uno dei miei dati sulle azioni, quando mi si è avvicinato un signore molto distinto. Daniel Stern mi ha detto: guarda, voi studiate molto il what di un'azione, talvolta studiate anche il perché, il why, l'intenzione, ma nella vita sociale quello che conta è il come è fatta l'azione. Le vitality form sono fondamentali. Abbiamo fatto con lui il primo esperimento, questo qui, di Cesare, primo autore, un mio dottorando, è diventato il suo campo di ricerca. E l'esperimento è stato fatto così. Avevamo coppie di azioni che potevano essere uguali o diverse per il contenuto o la forma. E il risultato è che quando erano uguali per forma si attivava la parte dorso-centrale dell'insula. Successivamente abbiamo fatto un altro esperimento più raffinato, ancora di Cesare, il primo autore, che è uscito su PNAS, e qui vedete le varie situazioni. Osservazione è un esperimento di risonanza magnetica funzionale. Il ragazzo sta, lo studente sta nello scanner e vede filmati in cui un oggetto viene dato in maniera gentile,
o in maniera rude. Il controllo è difficile, il controllo perché la risonanza, la vitalità forme dappertutto. Comunque il controllo è quello lì, si muove il dito. Poi l'esecuzione a destra e l'immaginazione. L'immaginazione è molto utile, la motor imagery di Genereau, perché ti permette di evitare tutta una serie di artefatti che l'esecuzione può comportare. Bene, i risultati sono qui. Beh, osservazione, vedete la grande attivazione delle aree occipitali. Nell'esecuzione c'è quel gruppo di attivazioni proprio centrali, soprattutto a sinistra si vede perché è la mano destra che faceva l'esecuzione, e nell'immaginazione si vede un po' più puro. Se però osservate, nell'immaginazione si vede questo affare qui. Questo è trasparente, questo è l'insula e questa è la dimostrazione. Sia nell'immaginazione che nell'esecuzione che nell'osservazione si attiva sempre l'insula dorso centrale. E come spieghiamo questo? Io devo fare un'azione, però questa azione sarà modulata dal mio stato interno. Lo stato interno è presente nell'insula, la quale modula quel circuito che vi ho fatto vedere prima, quello per il controllo dei movimenti degli arti superiori. Quindi noi abbiamo una zona che è l'insula, precisamente la parte dorso centrale dell'insula, che riceve afferenze di tipo viscerale, e sull'umore, eccetera. A seconda dell'umore, del mio rapporto con l'altra persona, poi questo modula il circuito. E insieme con Gerbelle ed altri abbiamo dimostrato, innanzitutto nella scimmia, che quella regione lì è connessa con il circuito, e anche con la DTI si può dimostrare che questa regione è connessa con il circuito. Quindi il contenuto è corticale, parieto-frontale, la modulazione è insulare. E infine concludo con una serie di esperimenti recenti che abbiamo fatto in collaborazione con Niguarda, con il Centro per la cura dell'epilessia, che è la chirurgica dell'epilessia. Questo è il gruppo, Giorgio Lorusso è il primario, Ivana Sartori è la neurologa che ha lavorato con noi, qui un grande lavoro ha fatto Pietro Avanzini per creare tutti i software necessari per poter mettere insieme i dati. Vi faccio vedere perché dobbiamo fare questo. Dobbiamo fare questo perché c'è un vizio nella risonanza magnetica funzionale. Innanzitutto non c'è tempo, secondo non è etologico, non ci si può muovere, e poi i dati sono solo correlativi. Vi faccio vedere alcuni esperimenti. Voi qui vedete, è complicato, cioè c'è un malato che è epilettico e che non risponde ai farmaci. Bisogna trovare dov'è il focus epilettico, asportarlo. Se questo succede, se trovi il focolare epilettico e lo esporti, la guarigione vale nel 90-95% dei casi. Come si fa a fare questo? Prima si fa una risonanza strutturale, che è qui, poi si fa un'angiografia, che voi vedete qui. Non so perché i chirurghi mi hanno dato in blu i vasi, ma comunque blu sono i vasi e rossi sono gli elettrodi, e questi sono gli elettrodi infilati, l'elettrodo è sopra. Qui bisognerebbe avere un animalista e fargli vedere che nell'uomo si può mettere 16 elettrodi nel cervello senza che abbia alcuna sofferenza, perché non ci sono recettori dolorifici. Quindi 16 elettrodi dentro, ogni elettrodo registra da circa 10 punti, quindi abbiamo un'enorme quantità di conoscenza su questo cervello. Uno potrebbe dire, ma è un cervello epilettico? No, l'epilessia è limitata a una certa regione che verrà circoscritta ed asportata dal chirurgo, il resto è normale. E il soggetto è ben contento di collaborare con noi. Quindi nel periodo in cui è ricoverato, circa una settimana, si registra l'EEG, si registra il suo comportamento, e intanto noi possiamo lavorare. Ma prima vi faccio vedere un esperimento che indica la forza di questo approccio. Questo è la stimolazione del nervo mediano. È una cosa banale che fanno i chirurghi per sapere dove sono le aree somatosensoriali. Stimolazione. Ma se voi guardate ora nel tempo, dopo 20 millisecondi siamo qui.
siamo esattamente come dice la fisiologia, si attivano le aree somatosensoriali. Dopo 40-50 l'attivazione si sposta verso le aree motorie, ma la cosa straordinaria è che dopo 120 millisecondi la regione perisilviana è ancora attiva. Quindi vedete qui, noi abbiamo il tempo, mentre tutti gli studi di risonanza magnetica funzionale di PET fanno delle fotografie e il tempo è fondamentale. Questo ci fa vedere come l'attivazione di queste aree perisilviane è fondamentale poi per capire per l'awareness, diciamo. Vado avanti. Quello era un esperimento fatto da loro, non è un esperimento, è una prova. Questo invece è proprio un esperimento, come vedete, c'è una fase preparatoria in cui il soggetto, il malato, col cuffietta bianca, sta fermo, poi va a prendere un oggetto e nella terza fase prende. Noi intanto registriamo nel suo cervello. È una nostra studentessa, Maria Del Vecchio, ha studiato l'area S2. Guardate cosa succede in S2. Durante il nero e l'esecuzione, il malato fa quel movimento e c'è una scarica nell'area S2. Poi è il medico che si siede al suo posto e fa la stessa azione, è in rosso. E vedete che in rosso c'è il mirror dell'azione, per di più il decorso temporale è molto simile. Quindi il mirror non è solo qualcosa di statico, ma addirittura qualcosa di dinamico. Questo è un esperimento molto interessante e la controprova è che in S1, nell'area somatica primaria, non c'è. Qui invece c'è il mirror nell'S2 col tempo. Concludo con un'altra possibilità che danno queste collaborazioni con i neurochirurghi, la stimolazione intracranica. Qui abbiamo usato la mappa di Vogt del gruppo di Zilles del giro del cingolo. Il giro del cingolo è una struttura molto complessa, è un vero e proprio lobo con tante zone diverse. Infine concludo la mia presentazione con un altro esempio di stimolazione. In questo caso è la parte anteriore del giro del cingolo. Se voi guardate... Se lavoro coltello, maestra, ferro, gatto, arancio, pulsante, auto, no, la ragazza si mette a ridere. Quindi a differenza della regione posteriore sì, che dava l'ansia, eccetera, questa è una regione che provoca il riso. In altri esperimenti abbiamo visto che i soggetti dicevano non sono io che rido, mi costringe qualcuno a ridere. E questo è vero, perché è il centro del riso che quando è attivato è al di fuori della volontà. Infine concludo che in recenti esperimenti che ho fatto con Fausto Caruana abbiamo visto che questa regione è mirror, cioè se io faccio vedere una persona che ride si attiva esattamente lo stesso sito la cui stimolazione fa ridere. Grazie.